pomeriggio con noi e ancora qui con voi, carissimi telespettatori. Bella, bella questa. 35. Bravo, carino, questa è bella. L'ho studiata appena ho visto. No, non l'hai studiata, era live, era in diretta. Sì. Prenditi i meriti. Allora, tra poco scenderemo tutti quanti nelle spiagge. Beh, un attimo, dammi il tempo di scendere un attimino di peso e poi andremo in spiaggia. Ovviamente, dopo il tuo... Dopo il mio percorso, chiaro. Dimagrimento, sì. Scenderemo tutti quanti nelle spiagge, tutti felici e contenti. No, non come è no? Propriamente così, devo dirti la verità, Francesco. C'è qualcuno che non vuole andare al mare? C'è qualcuno che non è contento, che questi potrebbero essere... gli ultimi anni. Ah, è vero, perché non ci saranno più proroghe limitate per quanto riguarda le spiagge che saranno aggiudicate, quei terreni, attraverso un bando pubblico. Prima abbiamo parlato dei bandi, ci sono diversi requisiti. Dobbiamo parlarne con qualcuno che però che se ne occupa. Lo facciamo subito? Lo facciamo subito. Salvatore De Simone, proprietario Beach Club. Buonasera. Allora, eccoci qua. Abbiamo introdotto un po' così... scherzosamente quello che è però una realtà. C'è è stato poco detto da sì ridere. Al piano per i balneari. Cosa cambia a voi proprietari? Beh, noi cambia tutto. Noi dal primo gennaio del 2024 saremo senza titolo concessorio. Quindi la nostra concessione decadrà o perlomeno andrà a bando, andrà all'asta. Avevamo avuto una proroga delle concessioni fino al 2033-31-12, ma il Consiglio di Stato ha pensato bene di cambiare questa norma e quindi ci ha dato questa bella mazzata. Abbiamo due anni di concessione, due stagioni, poi non si certo. Sa cosa sarà di noi. Ecco, spieghiamo un pochino quello che potrebbe succedere in soldoni, Salvatore. Cioè, arrivo io che magari ho una maggiore potenza economica rispetto alla tua e posso aggiudicarmi quel terreno che da quanti anni è tuo? Tuo, insomma, allora, che c'è in gestione? Noi siamo relativamente giovani, che siamo dal 2014, però ci sono anche altre... Sono sempre 7 anni, però. Sì, non sono pochi. Sì. La cosa brutta che diciamo a noi ha dato un po' di noia è che sapere che tra 2 anni potresti non avere più la tua concessione, diciamo che ti destabilizza, anche perché degli investimenti sono stati fatti e vi è stato un piano di investimenti in futuro, quindi diciamo che gli investimenti sono stati abbastanza neutralizzati, perché e investire in qualcosa che dopo domani non sarà tuo è un po' un grande destabilizzante rischio. Anche non solo per i proprietari ma anche per i lavoratori. Ecco, qui i numeri sono anche molto alti, perché le imprese balneari lungo i 7500 km di coste italiane sono 30.000 e sono pochi, i lavoratori altrettanti, sono anche qui 150.000. Si parla di imprese in Italia, che quindi questo cosa vuol dire? Che tante persone si ritroveranno nuovamente senza lavoro. E voi a questo punto cosa state facendo, visto anche... In tanti vogliono scendere in piazza, eh? In tanti vogliono scendere in piazza a Roma. Sì, c'è questa possibilità, Noi stiamo aspettando che le associazioni di categoria ci diano delle novità, in quanto in questi giorni se ne sta parlando in Parlamento e si spera che ci diano una certezza, perché a noi manca proprio questo, la certezza. Non sappiamo cosa accadrà di noi, cosa sarà di noi. E infatti ti vedo anche, Salvatore, ti do del tu, mi permetto, un po' demotivato anche in virtù di quello che è stato e che probabilmente sarà. Si respira un'aria negativa, quindi è questo quello che fai filtrare in questo momento? Sì, perché non si sa dove andremo a finire, perché potrebbe venire il milionario di turno o un soggetto terzo qualsiasi che potrà offrire denari maggiori e accaparrarsi la tua struttura balneare, tua, che noi l'abbiamo in concessione, ma comunque le strutture sono le nostre, noi abbiamo lo spazio in concessione. Certo, però voi potete partecipare nuovamente ai bandi, alle gare, certo. Però ovviamente non è sicuro che possiate vincere.
con le Certamente attrezzature e tutto quello che hai già acquistato e dove hai lavorato per 7 anni finora, che rimane lì e deve essere poi usufruito da Ecco, qualcun altro. Francesca ha detto una cosa importante. Che fine faranno poi le attrezzature che voi stessa avete comprato e che con gli anni comunque avete ammortizzato la spesa? Ma alcuni addirittura non sono riusciti ancora perché magari lo scorso anno, 2 anni fa, sono entrati Porto un come... esempio. Salvatore ha detto che lavora dal 2014. Io, facendo una ricerca in internet, ho visto che nel 2015 il luogo dove lui opera è stato colpito da un'alluvione. Quindi immagino, Salvatore, che tu debba aver ricostruito anche un pochino dalle ceneri dell'alluvione o qualcosina, avrei speso un sacco di soldi anche lì. Poi la perdita del Covid, nemmeno stiamo qui a calcolarla. Insomma, danni su danni. Eh sì, purtroppo sì, perché le nostre strutture comunque noi saremmo tenuti a smantellarle. Parlo delle strutture portanti. Le attrezzature si potranno pure magari vendere, ma giusto per riprenderci una parte del nostro investimento, perché l'attrezzatura, parlo di lettini, ombrelloni, pattini e tanto altro, La non sappiamo cosa. riaffitterete? Perché comunque io non vedo altra soluzione. Se non farete più questo lavoro, non avrete più in mano una parte di Lido, cosa ve li portate a fare a casa? 2.000, 3.000 lettini? Le stesse Dovremmo ombrelloni? venderli, dovremmo venderli, svenderli più che altro, Bravo. perché il coltello l'avranno dalla parte del manico gli acquirenti, perché noi non sapremmo cosa farne. Quindi. Ma nel caso in cui tu disgraziatamente dovessi perdere quel terreno, cosa fai poi? Vai su un altro terreno? No, non c'è questa possibilità. Ecco qua. Questo è un altro punto fondamentale. Questo è un altro punto fondamentale, Salvatore. Sì, perché si può partecipare a un solo, non più che altro a un solo lido, ma a meno concessioni demaniali, mentre una volta vi erano meno limiti, ora vi saranno molti più limiti. Quindi se malauguratamente dovessi perdere la mia concessione, resterei senza nessuna concessione, con le attrezzature da dover vendere, le strutture da smantellare e smaltire, perché poi sono tutte strutture amovibili, quindi strutture in ferro e legno, quindi dovremmo poi smaltirle, quindi un ulteriore costo per l'azienda. E magari c'è chi ha investito negli ultimi 5 anni fior fior di euro E si ritrova vedrà così, ben come si tratta dice a e Roma, vedrà. col cerino in mano. Sì, vedrà sventrata la tua attività. Veramente una brutta situazione, Deborah, Però incredibile. si parla anche di un servizio e di investimenti che verranno tutelati nel caso in cui ci siano delle imprese familiari. Sì, vi sono tante sfaccettature rispetto a questa nuova legge che stanno varando. Si spera tutelino il più possibile noi concessori, almeno per un periodo di tempo tale per cui uno riesca a terminare i propri investimenti, ritornare dei propri investimenti, eventualmente poi tra 10 anni, poi se ne parla, però 2 anni sono talmente pochi che chi ha investito un mare di soldi non li ritroverà più, non riuscirà Però la più lotta è anche a. un'altra, la lotta è anche quella che fanno dall'altro canto coloro che andavano come si chiamano, negli spazi, in queste spiagge dove compravano un lettino, un Affittavano ombrello, qualcosa, affittavano sì, un qualcosa e giorno. pagavano veramente tanto. E ovviamente, come si dice, non so, a Roma, si fa la cresta sopra quello che si sta cercando di godere queste E vacanze. credo che dipenda anche molto da una questione Sì. geografica. Ora io un lettino tu quanto lo fai pagare? Perché io quest'estate sono andato in un lido, in un posto, in una località dove non ero mai stato al mare e ho pagato un ombrellone, un lettino, una cosa come 60 euro per un giorno. Beh, noi giù in Calabria abbiamo dei prezzi purtroppo molto molto più bassi. Ad Un esempio? lettino, un ombrellone giornaliero con 2 lettini si attesta sulle 15 euro, 20 euro, E sono un 40 euro singolo di lettino. differenza, eh? E io parlo del centro Italia, 40 euro di differenza.
ma anche al nord, a Rimini, la situazione è completamente diversa, quindi anche disparità dei prezzi. Per questo il piano da parte del governo è quello di livellare nord e sud il prezzo base per tutti gli italiani. Anche se poi non puoi mettere un pezzo, cioè non puoi far pagare a prezzo calmierato come se fosse una mascherina, ad esempio, un ombrellone, un lettino. Quindi anche a me questo desta un po' di scetticismo. Sì, anche perché il prezzo fondamentalmente lo fa sempre il mercato. In Riviera ci sarà un mercato, in Puglia un altro, in Sicilia un altro ancora, quindi Dettato dal il prezzo turismo. è dato dalla domanda e offerta, è inutile che se ne parli. Sì, c'è chi magari ci lucra tanto, però non so come riusciranno a dare una linea, una retta. A Certo. questa la situazione pure prezzi, Immaginando non sarà pochino, facile. immaginando però Salvatore che adesso ci fosse la possibilità di aprire un tavolo tematico con qualcuno delle istituzioni del governo, tu cosa chiederesti e quali sarebbero le memorie che tu porteresti a loro? Sicuramente la certezza. Noi vorremmo la certezza di avere un titolo concessorio per un numero di anni definito, magari, per poi magari. Si può pure ragionare su un'asta futura, perché comunque questa è l'indicazione della Comunità Europea, però noi dobbiamo avere comunque un periodo di tempo tale per cui dobbiamo ammortizzare i nostri investimenti e creare Certo, e 2 anni sono pochi. E 2 anni sono sono troppo veramente pochi. Non si pochi. programma in 2 anni. Sì, È è chiaro anche chiaro. delle assunzioni o qualcosa. È chiaro, anche soprattutto se hai creato una famiglia poi nell'azienda e sei molto giovane. Se parliamo di imprenditoria giovanile, Salvatore, stiamo andando nella direzione sbagliata. Grazie davvero, Salvatore De Simone, per essere stato insieme a noi. A presto, buon lavoro, buona fortuna, buon tutto. Grazie a voi, buona serata. Allora, la situazione è critica, ma non è uguale in tutta l'Italia. Sì. L'abbiamo accennato, andiamo a vedere infatti la mappa delle strutture balneari in Italia, che comprendono anche mari, laghi e fiumi. La regione che ne ha di più è l'Emilia-Romagna, con 1.064, per un totale di stabilimenti, come vediamo anche di lato, quota 6.823. Anche Ecco. perché i turisti provenienti dal nord, la meta più gettonata di tutte è quella che hai detto tu, Rimini, Milano Marittima, Cesenatico, insomma, si viaggia in quelle zone lì, Bisogna eh? anche dire che è stato costruito un turismo ad hoc per quelle Bravissima, parti. bravissima. Quindi Ti posso fare un esempio? Sei mai stato a Rimini? al Cocorico No, andiamo a vabbè, adesso, ballare. quello anche ci sono stato, però io spesso e volentieri durante l'estate andavo a lavorare a Rimini, non nel lavoro che svolge Salvatore De Simone, ma durante alcuni eventi mi trovavo lì e avevo la fortuna di avere l'hotel, la struttura alberghiera proprio sulla spiaggia. Pensa Infatti. tu, e lì avevo l'ombrellone con una copertura dove c'è il piattino, con una chiave che mi veniva data dall'hotel, perché la spiaggia ovviamente era dell'hotel, e qui torniamo al discorso che hai fatto tu, dove poter mettere la chiave, alzare il piattino, inserire i miei effetti personali, telefono, portafogli, chiavi e compagnia cantante, richiudere e portarmi la chiave dove volevo, addirittura con una tasca impermeabile per fare il bagno, turismo creato ad hoc. Per questo ritorniamo sempre al solito settore. Le persone che hanno investito in una struttura ad oggi come si muoveranno? Ne parliamo anche con Mauro Vanni di Confartigianato Imprese Demaniali. Buonasera. Buonasera Vanni. Buonasera, buonasera a voi. Lei ha sentito le dichiarazioni di De Simone? Comunque chiedono certezze. Tutto qui. Sì, la certezza è l'elemento fondamentale per fare impresa. Non ci può essere impresa se non c'è certezza. È quello che noi chiediamo da anni. La questione delle concessioni demaniali è una questione che si trascina dal 2006 e purtroppo tutti i governi che si sono succeduti non hanno mai trovato una soluzione seria e definitiva. Ora il governo Draghi ha preso in mano la situazione, anche un po', diciamolo, costretto dalla situazione europea, perché come voi sapete c'è una lettera di messa in infrazione dell'Italia e doveva arrivare la conferma in un momento come questo per un soggetto come Draghi che fa della sua immagine europea uno degli elementi di forza, non poteva essere. Quindi si è reso gioco forza dover affrontare e definire la situazione.
Certo. Vi devo dire la verità che rispetto a come erano partite le forze in campo dopo la sentenza del Consiglio di Stato, temevamo veramente in una soluzione drammatica per le nostre imprese, per le imprese balneari che hanno creato il turismo balneare, che hanno fatto di questo settore un'eccellenza a livello mondiale. Certo. Viene copiato ovunque, sono imprese che dal poco, dal piccolo hanno creato delle grandi, quasi un impero per quello che è il settore. Abbiamo dei tanti esempi nel nostro paese, Deborah. Però come funzionano queste gare di assegnazione? Chi partecipa? Possono partecipare tutti indistintamente? Allora, dunque, qui c'è un po' di confusione, nel senso che il Consiglio dei Ministri ha emanato una norma all'unanimità dando mandato al Parlamento di fare una legge delega, sì, che è un po' una cornice dove il Consiglio dei Ministri ha dato delle indicazioni politiche. Certo, però anche qui c'è una piccola parentesi. Erano tutti d'accordo o poi invece ci sono stati dei litigi all'interno, come abbiamo visto, anche della Lega, Fratelli d'Italia, che la pensano in maniera non opposta, ma non complementare. Sì, purtroppo in Italia siamo sempre in campagna elettorale, quindi sì, sempre lì. Una serie di elementi, di fattori sempre molto strani, e purtroppo a volte le scelte vengono un po' deformate da questo elemento. Comunque, al di là dei litigi all'interno delle coalizioni, sta di fatto che all'unanimità tutti i ministri del Consiglio hanno votato questa norma, che di fatto dal punto di vista politico recepisce moltissimi dei punti che noi avevamo chiesto per mettere in salvaguardia le nostre imprese. Fondamentale è il riconoscimento del valore dell'impresa, che il subentrante, nell'ipotesi che il vecchio concessionario perda la concessione, deve riconoscere, sì, al vecchio concessionario. Mm. E non è solo l'investimento, gli immobili, le strutture, ma è il valore intero dell'impresa, con l'avviamento, gli investimenti naturalmente, il know-how di quell'impresa. Però, dottor Vanni, qui si parla di un indennizzo in realtà. No, si parla di un indennizzo per quanto riguarda il legittimo affidamento, sì, e del riconoscimento, che è una cosa, più il riconoscimento, sì, del valore dell'impresa, più il riconoscimento della professionalità. Sono tutti elementi separati che vanno uniti. In che modo è da decidere? E questo però è importante, cioè decidere le modalità, certo, è fondamentale, Vanni. Certo. Però, ripeto, il Consiglio dei Ministri ha dato l'indicazione politica. Ora, le due Camere del Parlamento, con i soggetti istituiti dal Parlamento nelle varie commissioni, dovranno fare questa legge delega, recependo però la volontà politica del Consiglio dei Ministri. Adesso il lavoro sindacale sarà proprio quello, certo, di seguire i lavori parlamentari, perché nella legge delega venga rispettato il volere del Consiglio dei Ministri. E bisogna anche accelerare. Abbiamo delle proteste dei balneari da far ascoltare, Deborah, e poi le analizziamo insieme al dottor Vanni. Il nostro commento è che è una cosa assurda, perché cioè io dietro di me ho due figli che hanno fatto una scelta di vita, che potevano andare, per dire, a fare altri mestieri, altri lavori, hanno scelto con tanto sacrificio questa strada che stiamo percorrendo, abbiamo una clientela affiatata che ci vuole bene, stiamo facendo questo servizio con affetto, con amore. E quindi non vediamo il caso, anche perché abbiamo preso il bagno neppure da 100 anni, ma appena nel 20 anni, quindi non c'è nemmeno una generazione, e questi ragazzi lavorano di questo. Quindi io non capisco dove devono andare questi bimbi, e per me sono bimbi, in Toscana si dice sempre così, che già hanno anche loro a sua volta dei piccoli figli. Ditemi voi. Ecco, così. Il problema quindi si ripercuote sui proprietari dei lidi, ma anche e soprattutto su coloro che ci lavoravano, e quello era il loro introito fisso.
lavori anche stagionali, persone che lavorano per 3 mesi su un arco di 12 mesi. Certo, no, ma le preoccupazioni di questa collega che abbiamo ascoltato, perché poi anch'io sono un balneare, non faccio il sindacalista di professione, ho una spiaggia a Rimini, sono legittime. Noi abbiamo investito il patrimonio delle nostre famiglie per acquisire quelle concessioni e ogni giorno investiamo nelle nostre aziende perché possano crescere e dare il massimo dei servizi. C'è da considerare una cosa, che il fazzoletto di sabbia su cui sono insediate le nostre imprese è del demanio, dello Stato, ma l'impresa che c'è sopra è nostra, è di nostra proprietà e questo va riconosciuto e soprattutto va riconosciuto la difesa delle imprese italiane. Non ci può essere una legge che da un giorno all'altro decide che la mia azienda debba chiudere. Questo è assurdo. Quindi, prima di tutto bisogna tutelare le imprese esistenti, sempre nel rispetto delle norme europee sulla libera concorrenza. Noi non siamo contro l'Europa, non siamo contro la liberalizzazione del mercato, ma siamo per la promozione delle nostre imprese. Anche perché se lo Stato protegge le sue imprese, queste imprese continueranno a investire oggi, ma anche in futuro. Se invece non Certo. c'è certezza, finiranno gli investimenti. Chiaro. Quindi quel settore che ora è un'eccellenza morirà. L'Italia perderà una fetta importantissima del proprio PIL. Considerate che il PIL del turismo sulla bilancia nazionale è il 14%. Il 50% di questo 14% è dato dal turismo balneare. Pensate che danno economico potrebbe essere per l'Italia se si perdesse il valore che migliaia di famiglie sudando tutti i giorni su quel pezzo di sabbia hanno creato in tanti anni. Sarebbe Assolutamente un d'accordo. bel... È così perché Dottor poi... Vanni, ma lei però teme l'arrivo anche di imprenditori stranieri che Di vengono grandi quindi... multinazionali si parla anche, Vanni, ha ragione la Carletti. Tutto è possibile, dipende come verrà scritta la legge delega e come saranno i decreti attuativi. Io penso che nell'interesse dell'Italia ci sia la premiabilità per quelle piccole medie imprese a gestione familiare che hanno creato il turismo balneare italiano. Le grandi imprese possono venire a fare anche grandi investimenti, ma dell'accoglienza turistica non gliene interessa niente. Loro interessa l'immagine, interessa l'investimento. Quindi bisogna stare attenti che la legge non prenda una deviazione sbagliata, perché il Consiglio dei Ministri ha dato delle indicazioni precise. Bisogna premiare le piccole aziende a gestione familiare. Questo deve essere l'input che deve passare attraverso le Camere del E Parlamento. l'Italia l'ho E insegnato, no? Tante famiglie che tramandano da generazione in generazione quest'arte. Questo lavoro, insomma, lei credo che ne faccia parte, come ne faceva parte De Simone, come ne fanno parte tanti che anche noi conosciamo, perché ognuno di noi conosce il proprio stabilimento balneare che è gestito da alcune persone, di cui il padre faceva quel mestiere, il nonno quel mestiere e così via. La dobbiamo salutare, Mauro Manni. Grazie davvero per essere stato insieme a noi. È una situazione che però manterremo sotto controllo questa, quindi ci permetteremo di ridisturbarla presto. grazie a voi, volentieri sarò con voi quando ne avete bisogno. Grazie Grazie mille, davvero, è mille. stato gentilissimo anche per averci fatto capire come si stanno muovendo non solo coloro che detengono lo Sì. spazio, quella parte di Lido, ma anche per averci fatto capire qual è l'ottica in vista del E la futuro. questione, il punto di domanda è sempre uno, la domanda. Ma i lavoratori? Perché noi pensiamo agli imprenditori e spesso e volentieri le male lingue possono pensare, va bene, tu con una stagione balneare stai a posto per un anno, Anche se non è anche se non è propriamente così, così, anche se non perché è così. cioè, noi stiamo parlando di non solo affitto di lettini, La ombrelloni. responsabilità che hanno quelle Sì, persone, ma cioè... coloro che hanno invece le piscine all'interno, coloro che hanno investito in un bar, in una caffetteria, che hanno investito per creare un Ristoranti, ristoranti, e come cioè, no, tutto come no. ciò come potrà essere? Non basta solo un indennizzo, perché quella è un'idea imprenditoriale che potrebbe funzionare, quindi il Tanti hanno know-how mollato il ne parlava. loro lavoro, eh? Cioè, tante persone per inseguire questo sogno hanno mollato la loro precedente
carriera che rappresentava il loro core business, quindi quello che portava i soldi a casa, hanno creato un bel gruzzoletto e hanno investito in questo settore qui. Ora si ritrovano con questa situazione, permetti che dà fastidio, ti do una notizia di gossip. A quanto pare, a quanto scrivono alcuni giornali, sarebbe finita o sarebbe per finita la relazione tra uno dei più grandi calciatori della storia del calcio italiano, con la maglia numero 10, ha giocato, viene soprannominato il Pupone, e la moglie, Ora fortissima mi conduttrice spieghi cosa televisiva, perché c'entra? Perché io ti volevo dobbiamo dare annunciare. un'altra notizia. E dammela. Cioè, come possiamo, tornando al discorso Sì? vero e Ma noi proprio, finiamo così, noi se scambiamo noi da una parte scambiamo argomenti all'altra, eh. destra-sinistra, come è possibile che una persona si fidelizzi a uno stabilimento? Com'è possibile tutto ciò? Non ci Sono sarà gli più perché anni, non ogni... ci sarà più con le multinazionali, se saranno le multinazionali non ci sarà più. Sì, saranno, ma noi non Però lo ne trovate anche sappiamo. scritto di questo, su TAG24 by Unicusano, www.tag24.it. Finalmente ci alziamo, ci prendiamo una piccolissima pausa. Deborah Carletti e Francesca Chiari vi aspettano a pomeriggio con voi, tra poco, dopo la pubblicità.